siamo in compagnia del nuovo sindaco della città di Conegliano, Floriano Zambon. Possiamo dire che il brutto tempo in questo caso ha portato anche a fortuna. Si dice che le cose che cominciano col bagnato sono fortunate, mi auguro che sia proprio così, che i prossimi 5 anni possano essere fortunati per me, ma per la città in maniera particolare. A chi dobbiamo dire grazie? Ma i grazie sono tanti, sono ai cittadini per primo, che sono coloro che ci hanno e mi hanno dato la fiducia, ai generosi collaboratori, penso a Raffaella e Lucio in maniera particolare, che si sono dedicati quotidianamente con grandissima generosità a che le cose funzionassero, e a tutti coloro che hanno mostrato la faccia, penso ai consiglieri candidati e alcuni di loro anche eletti, che mi accompagneranno durante questi 5 anni. Peraltro devo dire che in questo caso, riferito ai consiglieri e ai candidati, uno dei grossi impegni che io desidero assumermi è quello di non perdere e non disperdere il patrimonio di queste 96 straordinarie persone che hanno reso possibile questo risultato. E evidentemente ce ne sarebbero moltissimi altri ringraziamenti da aggiungere, non posso non esprimerne uno alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli. C'è stato un calo di affluenze al voto, come mai? Ma allora, non c'è dubbio che il calo di affluenza in primis va ricondotto alla scarsa fiducia nei confronti della politica. Siamo in un momento in cui l'antipolitica e la disaffezione è veramente forte. C'è però anche un altro aspetto che non possiamo non dire, ed è il fatto che noi abbiamo le elezioni sfalsate rispetto agli altri comuni, e soprattutto il ballottaggio, per le modalità con cui viene, si concretizza, di fatto seleziona lui stesso gli elettori, perché il primo turno vede la partecipazione di tutti, al ballottaggio ci sono solo 2 candidati, e quindi è evidente che la scelta dell'astensione diventa anche una scelta, non dico comprensibile, ma che oggettivamente è fisiologica. Nel caso specifico io apprezzo evidenziare il fatto che coloro che si sono recati a votare al primo turno sono tornati anche al secondo turno in toto per quanto riguarda la nostra compagine, e questo è un segno di reciproca, vera stima, oserei dire di affetto e di fedeltà. A quando la composizione della squadra? Nelle prossime ore, adesso vediamo, insomma, oggi ci godiamo il risultato, domani faremo qualche cosa che riguarda la città. Peraltro devo anche ricordare che finché non c'è la convalida delle votazioni, io non sono il sindaco continua ad essere Alberto Maniero, che ringrazio tra l'altro anche per la generosa disponibilità, e quindi credo che secondo i tempi che sono necessari.